Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi sono tutta luccicosa perché ho pensato di fare un video per mostrarvi i miei Swarovski. Io ho orecchini e collane, in particolare Swarovski, perché mio compagno me li ha sempre regalati. A me è sempre piaciuto tantissimo il classico gioiello Swarovski e quindi insomma negli anni me ne ha regalati un po'. Non ne ho tantissimi, quindi non si tratta di un numero infinito, però qualcuno ce l'ho e ho pensato di mostrarvelo in questo video. Quindi cominciamo subito e vi faccio vedere quello che ho. Mi sono messa qui sul tavolo così riesco a farvi vedere tutto molto meglio e molto più da vicino. Io conservo tutti questi gioiellini nella scatola perché tra le istruzioni di conservazione è proprio specificato che vanno tenuti dentro la scatola e quindi io li tengo qua. Questa è la prima collana che voglio farvi vedere, è questa, me l'ha regalata il mio compagno, come vi dicevo me li ha regalati tutti lui, a parte un paio di orecchini che me li ha regalati mia mamma. È molto molto luminosa questa, veramente molto molto bella. Di questa ho anche gli orecchini uguali, però prima di farvi vedere gli orecchini volevo farvi vedere una cosa per chi non avesse mai avuto Swarovski come gioielli, magari non lo sa, in fondo dalla chiusura, questa è la chiusura, c'è la catenella in modo da poterla regolare e qua come potete vedere c'è un piccolo cigno, quindi tutti i gioiellini Swarovski, le collane, i braccialetti hanno in fondo il cigno che riprende proprio il simbolo dello Swarovski ed è molto molto carino. Secondo me anche questa cosa. Vi faccio vedere gli orecchini uguali alla collana, che sono questi. Sono molto molto carini anche questi, sono molto luminosi e riprendono proprio la collana, è proprio una parure, sono uguali perché hanno la parte finale che è uguale. E anche questi sono veramente belli, hanno la chiusura fatta in questo modo con la diciamo con la farfallina dietro, hanno queste gocce e poi non so se riuscite a vedere bene questa parte tutta di strass che è quella che rimane diciamo dal lobo dell'orecchio e anche questi sono veramente molto belli, molto luminosi. A me quello che piace tantissimo degli Swarovski è proprio che hanno questa luminosità incredibile, fanno proprio una grandissima luce. Vi faccio vedere poi quelli che mi ha regalato mia mamma, che sono questi. Questi qua, questi sono gli unici gioielli Swarovski che ho che non mi ha regalato il mio compagno, questi me li ha regalati mia mamma, me li aveva presi qualche anno fa, erano in saldo, lei si era comprata un paio di orecchini mi sembra anche per lei e per me aveva preso questi, anche questi hanno veramente una grandissima luce. Vi faccio vedere il mio pezzo preferito, questo è veramente quello che io amo di più, che è questo, me l'ho regalato il mio compagno a Natale di qualche anno fa, questo è veramente bellissimo, è una cosa fantastica, questo ciondolo che è anche abbastanza grosso perché non è piccolino, che ha questa pietra che sembra un po' un rubino, con questa parte qua tutta fatta di brillanti, è veramente una cosa spettacolare, questo è veramente il mio preferito, io lo adoro, è veramente bellissimo. So di non avere una luce adatta perché forse non rende neanche tanto, ma vi assicuro che è qualcosa di meraviglioso e questo in assoluto è il mio preferito, veramente quello che io adoro più di tutti. Vi faccio vedere adesso un anello, sempre Swarovski. Questo è un anello fatto in tre parti, nel senso che sono tre anelli distinti, c'è il primo pezzo che è quello rosso, poi c'è questo pezzo che è praticamente una specie di solitario così con la pietra bianca e poi c'è questo che ha la pietra un pochino più scura sul marrone fumo, un colore un po' strano, insomma c'è questo. Questo può essere indossato o singolarmente, quindi voi potete mettere semplicemente gli anelli singolarmente in questo modo, il primo, poi potete mettere questo da solo così, oppure quello rosso e siete assolutamente liberissimi di portarli singolarmente. Però in realtà questi anelli
vanno portati insieme, perché la particolarità di questo anello Swarovski particolare è quello di portarli insieme, quindi praticamente diventano un unico anello, diventano così un unico anello fatto in questo modo con le tre pietre, quindi sembra appunto alla fine un anello unico con tre pietre di diversi colori. È veramente bello perché si può comporre come volete, potete anche portarne due insieme, come vi dicevo, uno alla volta, tutti e tre insieme. Io i colori li ho sempre messi in questo modo, quindi prima quella scura, poi quella bianca, poi quella rossa. Però ovviamente voi potete comunque portare questi anelli nel modo che preferite, potete combinarli come volete, mettere i colori uno prima dell'altro, insomma, potete fare veramente quello che volete con questo anello e secondo me è un'idea veramente bella, originale e molto molto particolare, perché comunque anche qui è un anello molto grande che fa veramente una luce stupenda, quindi anche questo, insomma, è veramente molto molto particolare. Io lo indossavo sempre. Poi, quando è morta mia nonna, ho, diciamo, preso il suo anello, che è quello che sto indossando adesso, che ha questo stile antico. Questo era l'anello di fidanzamento di mia nonna, quello che mio nonno le ha regalato, quando si sono fidanzati, e da quando è morta lei io l'ho sempre portato, non lo tolgo mai, non lo tolgo neanche quando vado a dormire, quindi lo porto sempre al dito. Quindi da quando ho cominciato a portare questo anello, lo avvicino così lo vedete meglio, che è appunto a questo stile antico. Ovviamente non ho più messo poi altri anelli, però insomma, ho sempre l'altra mano in cui potrei metterlo, però di qua è un po' largo, quindi riesco a portarlo meno nell'altra mano. Ma andiamo avanti, se no mi perdo in chiacchiere. Vi faccio vedere l'ultimo pezzo Swarovski. Questa è una collana che ha il ciondolo lungo. Quindi questo è proprio lungo, arriva praticamente fino dalla scollatura, tanto per farvi capire quanto è lungo, e è regolabile anche questo, è veramente molto molto luminoso, anche questo fa una grandissima luce, è molto molto bello. Spero di riuscire a farvelo vedere per intero, perché insomma mi rendo conto che nella telecamera non ci sta, però insomma è questo ed è molto molto luminoso. Questi erano i miei Swarovski, fatemi sapere nei commenti se anche voi ne avete, se vi piacciono. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.